oltre 6 miliardi di euro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha avviato una vera e propria rivoluzione digitale nel settore pubblico, lanciando una sfida alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. Perché la riforma della pubblica amministrazione è una riforma orizzontale che può essere realizzata solo se pubblico e privato collaborano in modo virtuoso. Dedanex, che è il nuovo nome di Deda Group Public Services, è coinvolta direttamente in questo cambiamento, accompagnando oltre 1200 pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale. Oggi siamo qui con Fabio Meloni, CEO di Dedanex, proprio per parlare di attuazione e di futuro. Fabio, benvenuto e grazie d'aver accettato il nostro invito. Grazie a voi come sempre. Allora Fabio, io ho già anticipato che Dedanex è il nuovo nome di Deda Group Public Services, ma perché questo cambiamento? Voi siete un'azienda che ormai ha alle spalle una storia, un'esperienza molto importante. Beh, in effetti abbiamo scelto di chiamarci Dedanex Envision Public Services perché il messaggio è che vogliamo contribuire a immaginare, a progettare, a realizzare il futuro e in particolare il futuro delle pubbliche amministrazioni. Senza falsa modestia, noi crediamo di aver intuito prima di altri la direzione in cui bisognava andare. La strategia per l'Italia digitale ha tracciato una strada e noi posso dire che già da una decina d'anni siamo su quella strada. Abbiamo immaginato infatti già da allora che i servizi pubblici avrebbero dovuto essere cloud first, che sarebbe stata necessaria una nuova user experience, quindi che non si trattasse semplicemente di traslare su tecnologie digitali la medesima burocrazia cartacea e che le banche dati strategiche dovessero essere davvero interoperabili, altrimenti anche i servizi più moderni dal punto di vista tecnico sarebbero stati inefficaci. Abbiamo parlato per molto tempo di data driven administration, non perché fosse uno slogan, ma perché secondo noi era il vero paradigma del cambiamento. Allora Fabio, tu ci hai parlato di principi molto importanti, ma nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo te, quali sono le misure che ci aiutano ad attuare questi principi? Beh, allora il Piano di Ripresa e Resilienza ha tracciato alcune scelte fondamentali. Innanzitutto la scelta del cloud per tutte le amministrazioni e per la prima volta con importanti incentivi per i comuni che rappresentano poi il front-end della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese. Finalmente hanno la possibilità di spostare i dati e i servizi digitali in applicazioni cloud che rispettino i livelli anche di sicurezza richiesti dal regolamento dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, facendo fare un deciso salto di qualità alle proprie infrastrutture. Oggi, sulla base dei decreti pubblicati, l'82% dei comuni ha già ottenuto un finanziamento e di questi 5.113 comuni hanno ottenuto il finanziamento per la migrazione al cloud, quindi sono ben più della maggioranza e sono già stati assegnati quasi 500 milioni dei fondi e ne restano ancora 250 da assegnare. Quindi i comuni sono stati attivati in maniera importante e nei prossimi anni attueranno una trasformazione significativa. L'altro tema è la piattaforma digitale nazionale dei dati, che quindi riguarda l'interoperabilità delle banche dati, di cui ho già accennato, che insieme all'app IO e alla piattaforma delle notifiche digitali può finalmente rovesciare l'impostazione. Quindi non più il cittadino che insegue le pratiche, i faldoni, le scadenze, ma la pubblica amministrazione che fa leva sulle informazioni di cui già dispone e che fa un passo verso il cittadino. Inoltre c'è il tema della nuova user experience che è stato unito al tema dell'autenticazione uguale per tutti attraverso lo SPID e di un sistema standard di pagamenti attraverso PagoPA. In questo modo si potrà arrivare ad una interazione uniforme su tutto il territorio italiano tra cittadini e amministrazioni. Quindi ogni persona, indipendentemente da dove si trova, indipendentemente da qual è l'ente, lo sportello con cui ha a che fare, potrà accedere ai servizi di cui ha bisogno e a tutte le informazioni di cui ha bisogno. Poi è stato tante volte nominato, trattato, il polo strategico nazionale fornirà quell'infrastruttura di riferimento per il passaggio al cloud dei dati strategici, dei dati critici delle
principali amministrazioni italiane. Quindi tutto questo, no, tutti questi elementi, se realizzati, effettivamente possono portare i servizi pubblici ad un nuovo livello ed avere anche un effetto molto positivo sull'industria delle aziende ICT, perché ovviamente innalzano il livello della competizione sulla capacità di portare un'innovazione concreta e declinata secondo il nuovo paradigma di PA 2026. Ecco, vorrei anche cogliere l'occasione per sottolineare il ruolo assolutamente molto positivo che nei mesi scorsi il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha svolto, perché ha realizzato un coordinamento efficace tra il territorio e quindi il mondo dei comuni e le amministrazioni centrali, e ha anche avviato un rapporto molto costruttivo con le imprese che sono poi attore chiave in questo processo di cambiamento. Grazie Fabio. Io, come ho detto all'inizio, voi accompagnate oltre 1200 pubbliche amministrazioni in questo percorso. Potete contare su oltre 700 certificazioni anche individuali, siete un hub di talenti, no? Quindi avete una grande esperienza in questo campo. Secondo te, abbiamo visto, le condizioni ci sono, il framework, che è quello tracciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è molto chiaro, ma quali sono i fattori abilitanti poi di questo cambiamento, in base alla vostra esperienza, appunto? Ecco, sì, allora parlavamo del cloud, quindi il cloud è un elemento decisivo, ma noi lo intendiamo nella sua accezione di software as a service, cioè non semplicemente una nuova piattaforma, una nuova infrastruttura, ma una piattaforma di servizi completamente digitali che consentano una gestione end-to-end del workflow di lavorazione, sia nei passaggi operativi di lavorazione che di approvazione. E noi da anni abbiamo scelto il software as a service come il paradigma delle nostre piattaforme per la pubblica amministrazione. Ricordo che siamo stati i primi in Italia a creare un sistema gestionale completo per i comuni che fosse al 100% un SaaS, che nel 2018 siamo stati i primi a ottenere la qualificazione Agile per il cloud pubblico, che abbiamo realizzato soluzioni per i procedimenti amministrativi digitali già sperimentate per la trasformazione di SUAP e SUE, e che ben prima del PNRR abbiamo fatto esperienze importanti come la migrazione dell'intero archivio documentale della Corte dei Conti sul cloud. L'altro elemento, l'altro fattore chiave di cui appunto ho già citato è l'interoperabilità di dati certificati. Allora, attraverso le piattaforme cloud, attraverso procedimenti end-to-end digitali, possiamo acquisire e correlare finalmente dati certificati che arrivano dal territorio, e possiamo creare quindi queste basi di dati centralizzati, verificati secondo il paradigma della single source of truth. In questo ambito diventa fondamentale saper progettare e realizzare un vero archivio digitale e dei veri processi di information management delle informazioni digitali. Ora, noi già nel 2016, insieme alla Fondazione Bruno Kessler, abbiamo creato il Digital Hub proprio per la sperimentazione di casi d'uso di interoperabilità di dati originati in ecosistemi diversi. Oggi siamo al fianco del Ministero della Cultura per la realizzazione della prima Digital Library italiana. E poi un fattore che veramente è cruciale, il tempo. Perché c'è il piano, ci sono le risorse, ma ci sono anche scadenze molto ravvicinate. E quindi è molto importante attivare i progetti e attivare i fornitori molto rapidamente e in modo efficace. Ora, Data Next può essere un partner affidabile per la trasformazione digitale e facile anche da scegliere, perché siamo qualificati tra i principali accordi quadro CONSIP, che sono i principali strumenti oggi di procurement per la realizzazione del PNRR. Quindi in particolare i servizi applicativi in ottica cloud e i servizi applicativi per la sanità digitale, per i sistemi e per i servizi al cittadino e per i sistemi informativi gestionali della sanità.
Allora Fabio, tu lo hai anticipato, il vostro payoff è Envision Public Services, che traduciamolo è concepiamo, immaginiamo servizi pubblici, ok? Allora proviamo adesso ad immaginarci come sarà il futuro dopo il 2026, quando terminerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, sì, allora se ci spostiamo in avanti, noi immaginiamo che questo sarà un elemento fondamentale per costruire anche un futuro più sostenibile. Immaginiamo appunto che abbiamo realizzato finalmente il back-end dei processi amministrativi completamente paperless, con continuità del flusso di lavorazione e di approvazione. Immaginiamo che il cittadino non rincorre più le pratiche da un ufficio all'altro. Immaginiamo che finalmente abbiamo le basi di dati certificati e georeferenziati. Ecco, allora, ad esempio, pensiamo alle richieste di autorizzazione per costruire nuovi edifici o nuovi impianti o avviare delle nuove imprese. Ecco, possiamo in questo modo valutare se queste richieste insistono su territori a rischio sismico, a rischio idrogeologico, e quindi possiamo mettere in atto delle azioni di protezione dell'ecosistema e indirizzare i permessi in aree più idonee. Immaginiamo che con le medesime informazioni possiamo agevolare gli studi per l'impatto ambientale e per i tavoli di concertazione per le nuove infrastrutture. Quando si costruiscono reti elettriche, reti idriche, reti di telecomunicazioni, nuovi sistemi di trasporto, si ha un impatto sul territorio di più comuni. In genere si fa un tavolo di concertazione regione, comuni e aziende concessionarie. Ecco, si potrà agevolare di molto questo processo e poi utilizzando tecniche che abbiamo già sperimentato di realtà aumentata, di realtà virtuale, addirittura si potrà permettere ai vari stakeholder, no, di vivere in qualche modo, di simulare già l'impatto del progetto e di proporre delle modifiche. E poi potremmo mappare il fabbisogno energetico, il potenziale inquinante di un nuovo edificio, di un nuovo impianto, o dei nuovi mezzi di trasporto. E quindi potremo anche promuovere l'ottimizzazione del consumo energetico, che oggi è cruciale, ma anche migliori politiche di intermodalità e di sostenibilità dei trasporti. Quindi è come se avessimo liberato la disponibilità di grandi giacimenti di dati per la pubblica amministrazione, abilitando dei servizi digitali che contribuiranno a una maggiore sostenibilità, no? Che ci aiuteranno a rispondere a quelle questioni che ormai sono ineludibili, cioè come proteggo il territorio, come ottimizzo l'utilizzo dell'acqua, l'utilizzo dell'energia, come ottimizzo l'utilizzo delle risorse naturali. Ecco, questo non è il sogno, no? Questi sono esempi di qualcosa che in realtà è a portata di mano, secondo noi. Grazie, grazie mille Fabio, soprattutto perché appunto hai ricordato il valore dei dati per un territorio che tra l'altro è proprio uno dei pilastri, no? Il lavoro sui dati, quello che fate, è proprio uno dei pilastri della vostra progettazione. Grazie mille, ringrazio quindi Fabio Meloni, CEO di Dedanex. Grazie a voi, arrivederci.